Salve. La stanza di Sif e Thor. A casa darebbero di matto se sapessero dove mi trovo. Aspetta, ma che ci faccio qui? Minchia. Balestre, spade, lance, scudi, minchia. Martello è la miseria. Qui non possiamo andare. Ma quindi è più complicato di quanto tu creda. Non devi sempre sapere il perché di tutto, devi solo accettare. Ma io sono grande. Non si tratta della tua età. E allora di cosa si tratta? Perché la mia età ha magni e modi. Hanno intrapreso la strada verso la loro morte. Non capisco. Non ci provi mai. Allora aiutami. Perché vuoi percorrere la stessa strada? Fioriglia, eh. Andiamo avanti, va. Ok. Qui no. Forse Odino è giù nella sua biblioteca. Di che stai parlando? Io non capisco. La maschera. Il gigante che ha ucciso i miei figli. Perché? Beh, te lo posso spiegare, ma sei tu a doverlo capire. Smettila di stare a sentire tua moglie. Sta annebbiando quel po' di cervello che ti rimane. Lei non c'entra. No, c'entrano i tuoi limiti. Accettali e volta pagina. Ora va a distruggere qualcosa, ok? Francamente ti preferivo ubriacone. Minchia. Loki, vieni qui. Che trattamento di merda, cavolo. Comunque vorrei capire sto squat che Finalmente cos'è. l'ho decifrata. Qui hai ucciso Ymir, vero? Il primo gigante. Dimmi, si può uccidere una valanga? Placare una bufera? Lui era una forza della natura, una vera potenza. Io ero giovane e sciocco. E vidi un'occasione per creare qualcosa di più. Per te sarà crudele, ma ho fatto ciò che ho fatto per proteggere la mia posizione. Perché costruirci la casa? Che c'è qui? Se devo fidarmi di... Sto cercando di dirtelo. Dopo la morte di Ymir, ho visto qualcosa, il raggio. Forse l'origine di tutta la realtà. Ci ho guardato dentro e c'era qualcosa che mi guardava a sua volta e mi sussurrava. Cose che non potevo comprendere, ma sapevo che erano vere. Quando mi ha accecato, credevo che non avrei più guardato all'interno e poi ho trovato questa. E sapevo che grazie a lei avrei finalmente avuto delle risposte. Sai, figliolo, non so dove andrò quando verrà il tempo. Non ci sarà il Valhalla per me, il Ragnarok non può essere la fine. Voglio sapere se c'è qualcos'altro. Voglio sapere cosa ne sarà di me. Attenzione, trema. Il E questa è la verità, lo giuro sul mio occhio sano. pad È trema. la Non verità. so perché. È la maschera, forse. Questa scritta qui parla di un alito gelido. Alito, vento. Deve essere Lime. Lime, dici? Ha giudicato. Che so Lolo Dempsey. E io ho la persona giusta per accompagnarti. Thor. Scommettiamo che Thor. Trudy? Confido che saprete gestire questa responsabilità. Ti Puoi contare su di noi. Non mettermi nei casini. Oh, quasi dimenticavo. Heimdall verrà con voi. Roma, che bello. Che privilegio per tutti quanti. Oh, ehi, fermo! Per affrontare il gelo estremo di Elaim ti serve prima una cosa. È frilla. Ti manterrà bello caldo, non ringraziarmi. Posso dire una cosa che mi Ymir sta sul diceva che cazzo, nemmeno Odino è resiste al freddo di Heimdall. là. E tu credi a ogni parola di quel caprone?
Krud, peccato che il tuo primo viaggio fuori Asgard sia in live. Ci divertiremo anche qui. La furia di Hel. Per quanto sia bello farvi da babysitter, il padre di tutti mi ha affidato un altro compito. Se finite nei guai, gridate, così saprò dove sono i vostri corpi. Trovo il frammento finale della maschera. Troviamo il pezzo di maschera. Ciao, qua. Finalmente posso mettermi alla prova con un vero esperto di Valchirie. Primo, gli Hellwalker sono nulla rispetto alle Valchirie. E secondo, pensavo non mi credessi. Helheim. Mamma mia. Icchia. Hellwalker, è la tua occasione. Là, là. 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 GG. E comunque io credo che hai combattuto contro le Valchirie. Solo non credo sia stato il nonno a corromperle o a causare la desolazione a Midgard o che abbia fatto uccidere tutti i giganti. Ho detto tutto? Parecchio. Altri Hellwalker! Ci penso io! Cosa? Dovrei stare a guardare! Ma no! Ah, è davvero bravo! Incubo! Chi Alfa? Lo ammetto, questi guerrieri non sono poi così tosti. Ok. Allora, quali altri crimini efferrati ha commesso mio nonno? Vediamo. Ha decimato Vanheim, torturato Tyr, assassinato Groa, assassinato Ymir e la lista continua. Interessante. E dove l'hai sentito? Da Freya e Mimir. Oh, dai, l'ex moglie traditrice e l'ex consigliere rancoroso. Beh, Madonna. Senti, non mi credi, ma... Certo che no. O mi stai raccontando balle o sei un ipocrita per averlo aiutato. Possiamo pensare alla missione. Allora. Comunque mi sa che nessuno gli creda ad Atreus. Moglie di Vadgalmi... Valdarmi. Già che nomi. E poi mi sembra diversa Helheim dall'ultima volta che ci siamo stati. E vabbè, era di qua, era ovvio. Vicolo cieco. La maschera conduce qui. Torniamo indietro. Troveremo un'altra via. Forse dall'alto. Visto! Eccala. Altri Hellwalker! Andiamo nella direzione giusta! Certo! Auka! Che emozione! Porca puttana, troia! Grande Ingrid. Là, è là. Bellissima sta spada. Chissà se possiamo tenercela sta spada poi. Beh, ora lassù c'è un buco. Forse abbiamo trovato un'altra via.
Usiamo quella grossa cassa? Devo spingerla? Ci penso io. Se mi dai una mano. Come no. Ehi, è tutto ok, vero? Già. Forse le nostre famiglie sono destinate a essere nemiche. Beh, noi no. Io non ci credo. Olè. Quello che credo davvero è che sarai una grande valchiria. E lo voglio dire a tua madre. Anche se mi metti una paura tremenda. Grazie. Ma ora proviamo il pezzo di maschera. Figa. Questa mi piace. Allora, sai che dobbiamo andare di qua. Schiaffa! Non si passa nemmeno da qui. E ora? Non saprei. L'istinto mi dice che ciò che cerchiamo è qui. Ha sfondato il pavimento! Potremmo salire di lì. Torniamo sotto e scopriamo. Se è andata la voce, scusate. La. Scusa. E... ah, ho capito, ok. La. Ora andremo... dritti in un gruppo di Hellwalker. Prendiamoli. Wow. Che cos'è? Una rediviva. La rallento io. Ci penso io. Madonna! Schiaffa! Forza, Loki, stai al passo! Molto, molto inquietante. Sulla grata ci sia altra pietra sonora. Te ne occupi tu? Grande. Andiamo. Di qua c'è un ostacolo. Ci deve essere un'altra via. Tieni gli occhi aperti. Cosa c'è lassù? Vabbè. Vabbè, c'è la pietra. Andiamo su e andiamo giù. Che dice la maschera? In mezzo a queste costruzioni l'indicazione della maschera non è chiara. Ma penso che siamo sulla strada giusta. Pensi? Ok. Dove cappero siamo qui? Occhio, abbiamo compagnia. È la miseria. Forza, Loki, stai al passo. È però Ingrid, eh. Cioè, è Ingrid, sì. Incubo! Trudy. Ok, aspetta. Allora di qua? Certo. Mi prendi in giro. Deve filare tutto liscio. La mia famiglia deve capire cosa so fare. Lo so, vale anche per me. È andato via da star nudino, me. Che bello. Qui dietro c'è qualcosa. Oh.
Scusa, Trudy. Maschera? Di qua, per forza. Credo da questa parte. Lascia che ci pensi io. Ok, questo affare si sta ribellando. Vedi qualcosa lì dentro? Vedo quel... Ecco. Cosa? Bene, ecco. Qualunque cosa tu abbia colpito ha sfondato di nuovo il terreno. Torniamo a che controllare. Balle. Sai, parlo tanto di mia madre. Tuo padre com'è? Diretto. Sembra voglia costringermi a seguire uno schema. Ma non credo di essere così. So esattamente cosa si prova. Il fatto è che io non so quello che voglio. È bello che tu lo sappia. Lo capirai. Porca puttana. Ok, quello è grande. Eccone altri. Ne vuoi ancora? In arrivo! Catrotta. Wow! Che sensazione! Passerà mai? No, non passa. Mamma farà una fatica immane a tenermi ad Asgard dopo tutto questo. Di qua. C'è qualcosa che non va? Ah, c'era la manovella. Ora dove? C'era. Prima la maschera indicava di proseguire dritto, ma ovviamente la via è bloccata. Forse è per tenere fuori le persone. O qualcosa dentro. Scommetto che c'è un'altra strada. C'è sempre. Il problema è come passiamo noi. Non vedo altra strada io. Trudy? Una manina? Aha! Schiaffa! Bene! Come hai capito di voler essere una valchiria? Di colpo. Dopo un litigio con mamma sono fuggita e le ho viste addestrarsi. Ogni loro movimento aveva uno scopo preciso. Come se sapessero esattamente dove stare. Credo da questa parte. L'allenamento è... Troppo pesante? Smettila. No, c'è qualcosa. Qualcosa la blocca. Ci do un'occhiata, ma voglio sapere il resto. Ok. Troppo pesante. Hai visto queste braccia? Vediamo. Niente male. Lo so. Dicevo, vedere lottare le valchirie con forza e stile mi ha fatto vedere le cose con chiarezza. Per la prima volta ho visto il mio chiaro come il giorno. Ok, quindi siamo di qua. Peccato che i giganti seguano una profezia. Che ti importa? Percorri la tua strada, come stiamo facendo ora. Allora, vediamo. Ma forse di qua. Il problema è che ci deve essere qualcosa per alzare sta cosa.
Rudy? Fatti da parte, omuncolo. Mamma mia, la delicatezza. Anche questa è... Fatto. L'ho notato. Aspetta. Sta nave non... mi è familiare. Diamoci dentro! Ne vuoi ancora? Siamo un'ottima squadra. Sì. Insomma. Dove si va ora? Aspetta. Di qua. Pare che sia da questa parte. Ma c'è un ostacolo. È quello. Ma se io spostassi... Ah, ci arrivi lassù? Dovevi arrivare. Cerca un modo di far cadere la cassa dall'altro lato. Io ti aspetterò qui. Non mi arrampico mica come te. Va bene. Ingrid, sono stato scortese a parlare di suo nonno. Deve sapere la verità. Dico bene? Sì, credo. Ehi, dici a me? No, sto parlando con Ingrid. Ok. Beh... sto aspettando. Un attimo. Già che fretta sta ragazza. Oh. Evoca tre lupi, aspetta. Villa. Questa è bella. Vediamo. Da dove posso dare un'occhiata a quella cassa? La... ce l'hai fatta! Meglio tornare. Porca puttana! Sta succedendo di là! Stai bene? Tutto ok! E bravo Loki! Lasci da fare! Brava Ingrid. Potente sta spada. Bene, via libera. Andiamo. Wow, la maschera è impazzita. Siamo vicini. Andai di qua. Che cos'è? Non guardare me. Tu conosci il posto. Non sarà niente. Non sembrerebbe niente. Sì, io mi ricordo Lyme, ma non in questa zona. Eh sì, dobbiamo andarcene da qui. Ma la maschera, siamo vicinissimi. E poi, non credo sia pericoloso. Stiamo guardando la stessa cosa. Ci sarà un motivo per cui l'hanno negato. Riesco a sentire cosa prova. È una cosa dei giganti. Vuole solo essere libero.
Il pezzo sarà dietro di lui. Devi fidarti di me. Bene. Cominciamo dal gancio lontano dai denti. Ma... Ecco fatto. Hai il sonno pesante. Continuiamo. Ma... E che penso io? Ce ne fosse un altro sotto la sua zappa. Aia. Attenta! Prego, cane pulcioso. Ora controlliamo la sala che sorvegliava. Madonna, figata. Un vicolo cieco. Spero che sia da qualche parte sott'acqua. Ma c'è... Come? Ora non funziona più. Non era mai successo. Mi hai detto di fidarmi. E abbiamo liberato quella bestia e il nonno mi ucciderà. Dobbiamo andarcene, avanti. Troviamo un modo per tornare ad Asgard. Trude, aspetta! Forse c'è sfuggito, è qui da qualche parte. Trude, andrà tutto bene. Io... Come fai a dirlo? Non avrei dovuto darti ascolto. Senti, se ho fatto... Aspetta, mica quanto corre. Proverò quel pezzo. What? Tu assoluto e inqualificabile coglione. Insomma. Lo sai che quella cosa provoca dei buchi tra i reni, giusto? Beh, suppongo che non mi possa aspettare nient'altro dai mezzo sangue. Non chiamarmi mezzo. Io ti chiamo come mi pare e piace. Ragazzino, quando lascialo in pace. Cazzo. È stato uno sbaglio. No! Lo sbaglio è stato lasciare che tu credessi di essere pronta. L'hai aiutato, non è vero? Mi dici da che parte stai, idiota? Prova a scoprirlo. Oh. E che cosa tu intendi fare esattamente? Ah, lo sai, tutti quanti ci vanno piano con te solo perché hanno paura di tuo padre. Io non lo temo. Peccato che non è lì. Ciccione e ubriacone, gran pezzo di merda! Ah! Ehi! Ancora! Sì. Beh, la mela non cade mai lontano dall'albero. Ti voglio accontentare. Madonna. Fa la tua mossa migliore. Hai ancora tanto da imparare, bambina. A iniziare da chi fa parte della tua famiglia e chi non ne fa parte. Aspetta solo che diventi una valchiria. Oh. Peccato che Thor non è lì. Tu credi davvero che il padre di tutti te lo permetterebbe? Oh, ti prego, non lasciare che questo furbastro alimenti le tue illusioni ancora oltre. Basta! C'eri quasi. Smetta! Cerca solo di farti arrabbiare. Ah sì? C'è riuscito. Ragazzini, siete noiosi. Se ora avete finito di fare i vostri capricci, noi dovremo andare. Perché non vedo l'ora di godermi la scena quando spiegherete questo casino al padre di tutti. Oh,
ci sarà da divertirsi. Ugin! Madonna, quanti odiosi, mannaggia la miseria, oh. Come gli vorrei spaccare la faccia. Forse nel suo studio. Oh, cavolo, andrà fuori di testa. Mio padre mi difenderà. Dopo che il padre di tutti l'ha cacciato con la coda tra le gambe? Improbabile. E tu, Loki degli Jotnar, la tua incompetenza mi perseguita. Mi tiene sveglio la notte. Pazienza. No, seriamente. I colori e le sfumature delle tue carenze sono quasi toccanti. Se solo potessimo sfruttare la tua inutilità, potremmo alimentare l'intera città. Bene, più parla, è tutta colpa mia. Lei non c'entra. Non mi serve il tuo aiuto, Loki. Scusa. Risparmiatelo per Odino. Quanto odioso Heimdall. Abbiamo molto da discutere. Non me lo ricordavo così. Nella tua stanza appena finisco, non ci vorrà molto. Ok. La mia missione è andata bene. Padre di tutti, l'oggetto discusso è al sicuro. Grazie mille. Trud, io... Non voglio ascoltarti. Andava tutto bene prima che tu arrivassi. Lo sai che rimedierò, lo giuro. Mi sa che Atreus ha fatto un cazzo di casino. L'ho fatta grossa. È in momenti come questi che mi manca casa. Ingrid, tu avevi una casa prima di venire qui. Qualcuno che si prendesse cura di te. Lo prendo come un sì. Forse posso aiutarti a ritrovare quel qualcuno senza, ecco, mandare tutto all'aria. Ti va? Posso entrare? Ho sentito la versione di Heimdall. Ora vorrei sentire la tua. Che è successo? Non era laggiù. Avevo torto. Beh, tutti noi sbagliamo, figliolo. Ma liberare Garm? È stato un grosso errore. Il caos si sta già diffondendo negli altri regni. Siamo sicuri ad Asgard. Ma da altre parti? Vorrei tornare a casa ora. Va bene, se è quello che vuoi. Ero sincero quando ho detto che non eri mio prigioniero. La scelta è tua. Va a schiarirti le idee. So che tornerai. Prima che tu vada, rivoglio la maschera. Non è che non mi fidi di te, lo capisci? È per quelli che frequenti. Oh, e Ingrid? Ma dai. Ti prego, me ne devo andare. Loki, quando deciderai che sarai pronto a continuare il nostro lavoro, Ugin ti attenderà nella tua vecchia casa. Hai sbagliato, ma tu resti sempre il benvenuto qui. Oh, e saluta Mimir da parte mia. Non credevo che sarei tornato qui volentieri. Se vuoi rimanere qui, ti toccherà aspettare. E dai, per... Figurati. Ah!
Minchia, un tempismo delle parate che fa schifo. Meglio usare subito il passaggio mistico. Odin aveva ragione. Garm, come ha potuto liberarlo? Vabbè, è successo, certo. Ok, è giunto il momento di affrontarlo. Ora non si scappa. Ma quindi torniamo a casa. Ok, ci sono quasi. Andrà tutto bene. Va tutto bene. Non lo so cosa succederà appena incontri Katros. Che non riesco a parlare. Appena incontrerà suo padre. Dov'è la porta? 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 Ecco. No, no, no! Sei tu! Aspetta! Sei tu! Proteggiti! Ragazzo! Che tempismo! Uccidi un po'! E mio padre! Cerca un modo di raggiungerti! Mi dispiace, siamo sotto attacco! Continuerà finché non chiuderò lo squarcio del regno. Atreus, tienimi lontani. Tir. È finita? Non grazie a te. Dov'è Atreus? Di nuovo. Atreus è ritornato portandosi dietro tutto questo. Vuoi stare fermo? Te l'ho detto! Sto bene! Oh, stai sanguinando. Basta piagnucolare.
quale non me uso. Va, vabbè. È tutta colpa mia. Gli Hellwalker sono ovunque. Sono ovunque. Non è colpa tua. Invece sì. C'era un lupo a El. Era in catene e io l'ho liberato. Credevo che se... Garm! Porca puttana, ragazzo, hai liberato Garm! Garm? Chi ha liberato Garm? È una pazzia! Non sarai stato tu, ragazzo! Se il mastino di Hel è libero, distruggerà tutti i regni ammorsi! Gli Hellwalker sono l'inizio, che pensavi? Sì, questo è un casino di considerevoli proporzioni! Che cosa ti ha spinto a un tale misfatto? È stato Loki a farlo? Ora basta! Lasciatelo stare! Atreus ha commesso uno sbaglio. A cui noi rimedieremo insieme. Splendido. Se non vi dispiace, io resterei qui. Ne ho già avuto abbastanza di Elaim. C'è un problema. Non credo di riuscire a tornare ai Lime. Forse lo scoiattolo, sì. Mamma mia.